60 anni dalla firma dei trattati europei, le bozze di accordo che circolano in queste ore sembrano molto vaghe. Sarà un'altra occasione mancata per l'Europa? Speriamo che non sia così. Speriamo che la retorica non vinca, speriamo che la paura non vinca. Io sono tra quelli che pensa che non c'è lo statu quo possibile. Lo statu quo vuol dire andare indietro. O si cerca di capire che i cambiamenti in corso oggi hanno bisogno di scelte europee forti, oppure faremo dei passi indietro. Ecco, ma secondo lei qual è il parametro che dovremmo usare domani per capire se appunto è andata bene o è andata male? Secondo me è legato alla concretezza dei propositi che ci sono. Le faccio un esempio. Secondo me sarebbe un'idea molto intelligente se si lanciasse la prospettiva di far sì che nasca la democrazia in Europa. Può sembrare strano che dica questo, perché uno dice ma come, si vota per il Parlamento europeo? In verità il voto per il Parlamento europeo è nazionale. Io dico, i britannici adesso escono, liberano 73 seggi al Parlamento europeo, invece di toglierli quei seggi, creiamo una circoscrizione europea di tutti i paesi europei e votiamo quei 73 con liste che si presentano dalla Sicilia alla Finlandia, da Dublino al Portogallo, li votiamo tutti insieme e avremo veramente un voto europeo. Per un domani leggere tutto il Parlamento europeo così. Ma intanto sarebbe un fatto straordinario. Pensi che il giorno dopo saremmo in grado di dire l'Europa ha scelto una strada più solidarista, più di austerità, più federalista, meno federalista. Oggi, il giorno dopo il voto europeo, è complicato dire cos'è successo, perché ogni paese ha dato un risultato alla fine diverso e quindi tutto nelle mani dei governi. Ci possiamo permettere di perdere tutto questo tempo attendendo il voto in Francia, poi in Germania e infine in Italia? Non rischia di diventare tutta un'occasione persa mentre i nazionalismi riemergono? Sì, però è anche vero che adesso le elezioni francesi, mi concentro su quelle, saranno un po' un'elezione europea. Se fosse Le Pen a vincere in Francia sarebbe la fine dell'Europa, cioè un'elezione nazionale determinerebbe anche il nostro destino. Viceversa, se Le Pen perdesse e quindi si interrompesse la sequenza Brexit-Trump, si interromperebbe la sequenza della disintegrazione, della separazione. Se vincesse Macron in Francia e se in Germania facessero poi un governo o Merkel o Schulz o tutte e due insieme molto pro-europeo, Francia e Germania il giorno dopo farebbero partire un'iniziativa molto forte di tipo europeista. E noi dovremmo dire che cosa fa l'Italia. Lei dice l'Erasmus, una iniziativa virtuosa dell'Europa e nessuno lo nega, rischia di diventare il simbolo dell'elitarismo dell'Unione Europea. Ci spiega questa? Se l'Europa è solo la bandiera dell'Erasmus, è automaticamente escludente una parte larga della popolazione. L'Europa deve uscire dall'elitarismo, perché l'Europa è percepita oggi da troppa parte della popolazione come uno strumento freddo che serve solo a coloro che sono cosmopoliti, parlano le lingue, viaggiano, fanno l'università, quindi a una minoranza della nostra popolazione. In questo senso c'è bisogno di un rovesciamento della prospettiva e di far sì che l'Europa sia più attenta a quella parte delle nostre popolazioni ferita dagli effetti della mondializzazione, della globalizzazione, e che sia più in grado l'Europa di avere delle politiche, delle soluzioni tra virgolette calde che siano in grado di dare speranza. L'indennità di disoccupazione europea è una di queste, il progetto, io l'ho chiamato Dioniso, per il rilancio, la ristrutturazione di poli industriali in crisi e di territori in crisi. Ci sono molte idee che devono e possono essere messe in campo, non si può rimanere fermi.